Grazie a tutti quanti di nuovo, bene questa, di essere qua intervenuti. Stasera appunto saluto l'autore del libro, Claudio Botteon, che andrà a presentarci appunto questo libro degli alpini sul fronte russo, gli alpini sull'inferno bianco, come lo ha chiamato, no? Ecco, a tal proposito approfitto per ricordare appunto alcuni nostri soci fondatori del gruppo Alpini di Motta Livenza, di Motta, tra cui Isia Pesianotto, saluto la Ivana che è la figlia, e uno di reduci che è tornato a casa insieme ad altre persone, tipo Zanni, Bruno Zanni, che tra l'altro nominato nel 100.000 gavette di ghiaccio, e altri ancora che hanno poi fondato il gruppo Motta Livenza, rifondato il gruppo nel 1962, che andremo a festeggiare più avanti. C'è qualcuno che anche non è tornato, come l'Olivo Maronese, che è medaglia d'oro al lavoro militare e di cui il comune di Meduna ha sull'ingresso appunto degli uffici la lapide che lo ricorda. E noi andremo a ricordarlo appunto domenica con il nostro incontro annuale, che però per 2 anni non c'è stato a causa pandemia. Comunque riprendiamo ben volentieri questa tradizione di festeggiare tutti assieme appunto il gruppo Alpini, e andremo a ricordarlo appunto a Olivo Maronese in questa sede. Ricordo a tutti appunto domenica mattina alle 10:30 ritrovarsi qua in piazza Meduna, che poi c'è tutta la cerimonia come da programma. Ecco, ringrazio ancora Claudio per questa presentazione che adesso vedremo, e vorrei, prima di far iniziare appunto la presentazione, magari se il sindaco vuole portare un saluto alla platea, la ringrazio di questo. Bene, buonasera, grazie a lei, poi mi autograferà il libro, mi raccomando. Ringrazio tutto il gruppo Alpini, gli ospiti, i cittadini di Meduna. Siamo... Ehi là, ciao! Ciao! Ciao. Ecco, all'ingresso ho raccontato, sono della fanteria, quindi portate pazienza, ma vi voglio bene comunque, spero altrettanto. Ecco, il tema, al di là delle battute, il tema cade proprio in un periodo veramente triste. Chi avrebbe mai pensato, dopo 2 anni e mezzo di pandemia, dopo i problemi economici che abbiamo avuto, le famiglie e tutto quanto, trovarsi una guerra proprio russa, qua, è vero, ha ragione lei, qua ai confini, è una cosa incredibile, non l'avrei mai pensato, ormai possiamo aspettarci di tutto, ecco, l'egoismo, il comportamento dell'essere umano, no? È a volte aberrante. Ecco, io non voglio più portare via altro spazio, buona serata a voi, ascolteremo appunto la presentazione di questo libro. Vi ringrazio e porto anche i saluti, chiaramente, di tutta l'amministrazione da parte mia. Grazie a voi, buonasera. Grazie, signor Sindaco. Allora, questa serata è entrata appunto nel calendario di sezionale per l'avvicinamento alla adunata sezionale, al raduno sezionale che si terrà a Fontanelle il 22, 23, 24 di fine mese. E questo è uno degli eventi culturali che accompagna appunto questo evento. A proposito, adesso invito il vicepresidente vicario a portare i saluti alla sezione, visto che è chiamato in causa. Grazie Roberto. Buonasera a tutti, porto i saluti del nostro presidente Marco Piovesan, e come diceva Roberto, questo evento culturale è una delle tappe di avvicinamento al raduno sezionale. Vedete che già domani a Porto Buffolè, il gruppo di Mansuè ha organizzato una mostra sulle portatrici carniche e le croce rossine durante la Prima Guerra Mondiale, a cui poi seguirà un altro momento sabato prossimo a Gorgo Monticano, con una mostra sulle cartoline illustrate che raccontano la storia del corpo degli alpini, che quest'anno festeggia i 150 anni. Quindi grazie Roberto per questo evento e auguro a tutti un buon ascolto, e grazie all'autore. Buona serata. Bene, ci resta che abbassare le luci e facciamo iniziare a Claudio la presentazione di questo libro, che ci racconterà appassionatamente
Prego. Grazie. Bene, signore e signori, autorità alpine, autorità civile, signor sindaco, buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo che è il mio quinto libro storico, appunto dal titolo Alpini nell'inferno bianco. Un grazie agli alpini e all'amministrazione per aver organizzato questa serata. Questa sera parleremo, come è già stato detto, di Seconda Guerra Mondiale, campagna di Russia. Stiamo parlando quindi di 80 anni fa, non dei giorni nostri. La presentazione avverrà in quattro blocchi, alternati ad altrettante letture di passi tratti direttamente dalle testimonianze dei reduci che verranno letti dai nostri colleghi alpini. Le foto alle mie spalle sono a scorrimento automatico e in ordine cronologico, quindi si parte dalla partenza, l'invio del XIR, il corpo di spedizione in Russia, l'invio dell'Armir, l'armata, il fronte del Don, i contendenti, lo sfondamento russo, la conseguente ritirata, quindi i prigionieri di guerra dell'asse, cioè gli italiani e tutti gli alleati, e poi alla fine i testimoni che mi hanno dato le loro testimonianze per poter scrivere questo libro. Tutto inizia quindi nel 1939 con il patto d'acciaio tra Mussolini ed Hitler. Subito dopo la Germania comincia a invadere i paesi limitrofi. Mussolini non vuole essere da meno e quindi il 28 ottobre del 40 invade la Grecia, anzi tenta di invadere la Grecia per la precisione, perché non solo non prende un metro di Grecia ma addirittura perde metà dell'Albania. Quindi i tedeschi sono costretti a scendere e dare una mano all'Italia per venirne fuori. In questo modo ritardano quella che è la campagna di Russia già programmata dai tedeschi, la cosiddetta operazione Barbarossa, che proprio per questo motivo inizia in ritardo, inizia il 22 giugno del 41, è stata inoltrata. Tenete presente le grandi dimensioni dello Stato russo e quindi il tempo necessario per poter compiere le avanzate relative, e da lì vi renderete conto che iniziare una campagna militare a metà estate è veramente un suicidio. Nel frattempo Mussolini vuole sedere al tavolo della pace da vincitore e si confida con i suoi gerarchi dicendo che ha bisogno di qualche migliaio di morti e quindi insiste con l'alleato tedesco per poter mandare un corpo di spedizione, un corpo d'armata. I tedeschi sanno che purtroppo gli italiani non sono ben attrezzati dal punto di vista meccanico e quindi rifiutano per due o tre volte finché alla fine cedono e quindi invia quello che è il XIR, il corpo di spedizione italiano in Russia, un corpo d'armata di fanteria forte di 62.000 uomini. Diciamo subito comunque che l'invasione tedesca era impostata su una guerra veloce, non lampo, una guerra veloce, viste le dimensioni, le ampiezze del territorio russo. E quindi una guerra fatta e impostata con mezzi corazzati e meccanizzati, mezzi che potevano trasportare anche durante gli avanzamenti le varie truppe. Tutto il contrario di quello che si verificherà poi per quanto riguarda il trasporto delle truppe italiane. Il trasporto comunque via treno del XIR dura un mese, per l'esattezza 27 giorni, arrivano fino in Ungheria dove i binari assumono uno scartamento diverso e quindi devono scendere e proseguire a piedi. Proseguire a piedi mai affiancati all'alleato tedesco, proprio per quella questione dei mezzi meccanici, ma sempre a seguire, sempre dietro, a seguire l'alleato tedesco. Infatti i camion a disposizione degli italiani erano pari a, per il trasporto, diciamo, pari a una divisione su tre di quelle presenti in Russia. L'attacco tedesco fu portato in tre direttive, una a nord su Leningrado. Tenete presente che nella storia russa ogni cambio, diciamo, non di governo, ma ogni cambio storico nella gestione dello Stato vengono cambiati in molti casi anche i nomi, quindi Leningrado oggi si chiama San Pietroburgo. Un'altra direttiva fu portata al centro verso Mosca e un'altra al sud verso Stalingrado, i pozzi di petrolio del Caucaso e soprattutto quello che erano le zone industriali del sud. All'inizio del 42, siamo quasi un anno dopo,
l'esercito tedesco era quasi arrivato a Leningrado. Mosca si vedeva in lontananza, non era ancora raggiunta, mentre a sud erano arrivati sul fronte del Don, lungo il fiume Don, e da lì cominciavano a spostare le armate verso Stalingrado e i pozzi di petrolio del Caucaso che erano necessari per poter proseguire. A questo punto, spostando le armate, i tedeschi hanno bisogno di uomini e quindi chiedono a Mussolini l'invio di un'armata. La stessa richiesta viene fatta anche alla Romania e all'Ungheria. In più, all'Italia viene chiesto in modo specifico anche l'invio del corpo d'armata alpino. Corpo d'armata alpino che, secondo quelli che erano i progetti, doveva essere impiegato sulle montagne del Caucaso, il suo ambiente naturale, quindi. Mussolini, ben contento, prepara quello che è l'Armir, ossia l'armata italiana in Russia, tenendo presente che il XIR era già presente in Russia, ci aggiunge un corpo d'armata di fanteria, il secondo, e poi il corpo d'armata alpino affiancato da quella che è la divisione di fanteria Vicenza. In totale stiamo parlando di 230.000 uomini, 25.000 fra muli e cavalli, qualche migliaio di automezzi di vario tipo, qualche decina di carri armati, li vedrete nelle foto, sono carri armati piccoli comunque, e con i cingoli stretti, una caratteristica negativa. Questo perché? Perché loro arrivano a settembre, tenete presente che iniziano le nevicate. Dopo qualche mese questi carri armati con i cingoli stretti affonderanno nella neve e da lì non si muovono più. Poi in più avevano qualche centinaio di cannoni, diciamo che il 70-80% erano preda bellica della Prima Guerra Mondiale. Gli stessi cannoni che avevano in dotazione gli alpini, 75-13, erano cannoni Skoda, sempre preda bellica della Prima Guerra Mondiale. Poi avevano qualche decina di aerei, fra caccia e ricognitori, ma non stiamo parlando di centinaia, di decine. Iniziamo il primo blocco dei passi tratti dalle testimonianze dirette dei reduci. Una volta partiti da Gorizia in Friuli, abbiamo fatto 12 giorni e 13 notti in treno. Abbiamo attraversato l'Austria, la Germania, la Polonia e l'Ucraina. E lì ci siamo fermati perché i binari avevano uno scartamento diverso. Scendere tutti a piedi fino alla destinazione fu l'ordine ricevuto. Eravamo destinati per il Caucaso, come truppe da montagna. Quella era la nostra destinazione naturale. Ma appena incamminati, ecco che arriva il portaordine a bordo della sua moto Guzzi e consegna al colonnello l'ordine di cambiare destinazione. Il Don era diventato il nostro nuovo punto di arrivo. La famosa ansa del fiume Don, dove anche gli altri italiani dell'ottava armata ci aspettavano. Altro che montagne, terra piatta al massimo con dislivelli di 200 metri. Le divise e tutto l'equipaggiamento che avevamo in Grecia era lo stesso che ci siamo portati in Russia. Non era cambiato niente, non avevamo niente. Come fucile ci avevano dato il moschetto 91 della Prima Guerra Mondiale. I cannoni 75-13 erano tutti trainati dai muli o portati da questi. Il peso dei loro componenti variava dai 96 ai 106 kg. Con questi nulla potevamo contro i grossi carri armati russi. Mi ricordo che un giorno una batteria ha avuto il coraggio di puntare il suo cannone contro uno di quei grossi bestioni, il T-34. Questo si è fermato, si è girato e ha proseguito la sua marcia in direzione del cannone italiano, schiacciandolo in un attimo. Ecco, il grosso problema comunque rimaneva sempre quello dei trasporti, ma a Roma riescono a risolverlo questo problema. Come? Non inviando più camion alla truppa, ma semplicemente portando la tappa di marcia quotidiana da 18 km a 40 km al giorno. Il problema era risolto. Il corpo d'armata alpino era formato da tre divisioni, la Julia, in cui erano stati, diciamo, messi tutti gli alpini della nostra zona, la Cuneense e la Tridentina. La partenza era fissata circa per metà agosto e metà settembre, il solito mese più o meno di percorrenza, arrivano in Ucraina. Arrivano in tre, per questioni logistiche, in tre stazioni diverse. La Julia a Izium, che è un nome che purtroppo si sente parlare in questo periodo, la Tridentina a Gorlovka, la Cuneense a Rikovo.
Ucraina, come solito, come stesso discorso vale per l'Ungheria, i binari assumono uno scartamento diverso, quindi scendere e via tutti a piedi verso il Caucaso. Tre giorni dopo arriva il controordine, si gira e si va verso il Don, tutti quanti con destinazione il Don. Il Don che però purtroppo, come tutti sappiamo, è terra piatta completa, non adatta per niente alle truppe alpine, con un fiume di pianura, con una pendenza brevissima, appunto il Don, che quindi con andamento sinuoso e molto lento e che ha il problema, il grosso problema, che d'inverno si congela facilmente, formando grossi spessori di ghiaccio e consentendo quindi il passaggio di sopra di tutti i mezzi corazzati, compresi i carri armati. Il corpo d'armata alpino era formato da 57.000 alpini, fra fanti e artiglieria, 14.000 muli e qualche decina di cannoni, niente di più. Io mi ricordo uno dei testimoni dei nostri reduci alpini che mi ha raccontato la sua storia, faceva parte della banda della Iulia, banda musicale della Iulia. Mi raccontava che erano scesi a Izium e si sono piazzati subito in mezzo alla stazione, hanno cominciato a suonare per accogliere tutti gli altri che arrivavano subito dopo, per tenere un po' sul morale, mi diceva. Alla mattina è arrivato anche il sindaco di quella città che li ha voluti nel centro città nel pomeriggio per suonare, visto che c'era una festa in città. Nel tardo pomeriggio è arrivato un altro sindaco di un'altra cittadina vicina con lo stesso stessa esigenza, morale hanno finito a tarda notte. A tarda notte, mi diceva, con un panino sullo stomaco in tutto il giorno, nient'altro, abbiamo caricato tutti gli strumenti sul treno in partenza per l'Italia, però noi siamo rimasti là. Questo l'hanno messo a fare il portaordini. Gli hanno dato un paio di sci, perché ormai metà settembre cominciavano le prime nevicate, gli hanno dato un paio di sci per gli spostamenti, purtroppo era un alpino di pianura, non riusciva a stare in piedi sui sci. Gli hanno dato una bicicletta, peggio che peggio, perché con la neve non riusciva a muoversi, e quindi da bravo alpino gli sono rimasti i suoi piedi. Tenete presente che il 9 novembre la temperatura era già scesa a meno 23 gradi sul fronte del Don. La posizione sul fronte, diciamo, lungo tutto il fronte del Don, partendo da nord, era così composta: l'armata ungherese sulla parte alta, poi seguivano le divisioni alpine, le divisioni di fanteria italiane, per finire l'armata rumena. A ottobre i russi intanto cominciano le piccole offensive, questo perché? Per riuscire a capire dove erano i punti deboli per poter sferrare l'attacco, quello principale, e riescono a trovarli infatti. Dove erano dislocate le divisioni di fanteria italiana, la Ravenna e la Cosseria, e nel punto di congiunzione con l'armata romena. Il 16 dicembre iniziano la controffensiva, la cosiddetta operazione Piccolo Saturno, raggruppando nei giorni precedenti una montagna di mezzi e di uomini e mettendo in prima fila i grossi carri armati, i T-34, che solo il nome, pronunciare il nome ai nostri alpini venivano i brividi, e le catiusce, ossia i lanciarazzi multipli, che con le opportune modifiche ma si vedono ancora al giorno d'oggi per televisione. I nostri alpini avevano il terrore anche delle catiusce, perché dicevano che dove cadeva il primo colpo, per un raggio di 100 metri non rimaneva nessun sopravvissuto. E poi facevano un sibilo che gli faceva venire altro che i brividi. Un altro grosso problema per quanto riguarda i cannoni italiani, quelli alpini di 75-13 Skoda, era che purtroppo non avevano una grossa potenza, quindi non riuscivano a scalfire la corazza dei carri armati. L'unico sistema per fermarli era puntare sui cingoli, ma puntare sui cingoli significava puntarli dal fianco, non da davanti, e quello era già un grosso problema. Un altro problema era che dopo il primo colpo venivano inquadrati dal carro armato e quindi saltavano per aria, quindi dovevano sparare un colpo
e poi allontanarsi, anche questo era un problema grosso. La Julia, a questo punto, i russi sfondano il fronte con tutti questi mezzi, riescono a sfondare il fronte e riescono a penetrare addirittura per una cinquantina di chilometri con i mezzi corazzati e iniziare un movimento a tenaglia dietro le divisioni italiane. In questo modo riescono a prendere quelli che sono i depositi nelle retrovie, ossia i depositi carburanti importantissimi, e viveri e munizioni, chiaramente. A questo punto la Julia viene spostata per dare una mano alle divisioni di fanteria. Stiamo parlando di 50 chilometri. Mezzi, come al solito, non ce ne sono, quindi metà in camion, metà a piedi. Quella metà a piedi arriva due giorni dopo, quindi anche là tempi che saltano, diciamo. I magazzini delle retrovie quindi vengono persi. I nostri alpini la chiamavano la battaglia dell'antivigilia di Natale, stiamo parlando del 1942. Perché? Perché il 23 dicembre fu il giorno peggiore, il giorno in cui i russi hanno scatenato l'inferno nel vero senso della parola. Iniziano a puntare anche a nord, e a nord c'è l'armata ungherese. Sfondano il fronte anche là, penetrano in profondità e cominciano a formare un'altra sacca, avvolgendo le due sacche, avvolgendo tutte le truppe che erano al fronte. È l'inizio della fine. Passiamo al secondo blocco. Il 23 dicembre fu la giornata più nera per noi della Julia. I russi avevano attaccato con tutti i mezzi a loro disposizione artiglierie, carri, mitragliatrici, ma soprattutto le catusce, i lanciarazzi multipli che loro chiamavano la voce di Stalin. Quando sparavano facevano l'inferno. I colpi cadevano ravvicinati, provocando una strage. Avevano 10 bocche da fuoco. Sparavano in continuazione. Erano montate su camion e su carri armati e si muovevano su qualunque terreno. Facevano un rumore come un sibilo forte che ci faceva venire i brividi solo a sentirlo. Avevano una potenza di fuoco impressionante. In quella drammatica battaglia, oltre a finire le munizioni, avevamo perso anche la maggior parte dei nostri muli. Avevamo solo armi leggere e quindi non potevamo più resistere sul polso ad oltranza. Il 23 dicembre è stato il giorno più brutto. Con la mitragliatrice Fiat inceppata dal freddo e i russi che ci attaccavano da tutte le parti, un freddo tremendo, e non arrivava il cibo dalle retrovie, ma si doveva fare ugualmente il proprio dovere di soldati. Questo ci avevano insegnato e così siamo cresciuti. Dopo alcuni giorni di battaglie continue, finalmente il 17 gennaio è arrivato l'ordine di ritirarci, ma era tardi. Eravamo già circondati dai russi che avevano formato intorno a noi una sacca di alcuni chilometri di diametro. I tedeschi a questo punto decidono di ritirarsi, devono formare una linea difensiva più arretrata. Si parla di circa 300 chilometri più indietro. I ungheresi li seguono, le fanterie italiane pure. Rimangono sul fronte solo gli alpini. Gli alpini sono stati destinati dagli alti comandi a sacrificarsi, questa è la parola esatta, a sacrificarsi per riuscire a salvare tutti gli altri reparti e quindi per permettere il ritiro in ordine con i loro relativi mezzi a tutti gli altri reparti, sia tedeschi che italiani che ungheresi. Gli alpini sono obbligati a rimanere sul posto. Stiamo parlando come periodo, siamo intorno alla fine di dicembre, 27-28 dicembre, e lì rimangono, resistono. Gli alti comandi sanno che che è l'unico, diciamo, corpo che riesce, il migliore dell'esercito italiano, che riesce a fermare o a rallentare perlomeno i russi. Non c'erano altre speranze su altri reparti.
si sacrificano. Il 15-16 gennaio, dopo quindi 17-18 giorni, mandano la richiesta di potersi ritirare, sanno che sono completamente circondati, richiesta che viene prontamente negata. Ci sono i dispacci sulle foto che vedrete. Il 17 gennaio viene dato l'ordine di ritirarsi, però ormai era troppo tardi, erano veramente circondati da tutti i lati. Tenete presente, e questo non lo troverete scritto nei libri di storia, e tantomeno in quelli dello Stato Maggiore, dell'esercito, che i nostri alpini mi raccontavano che il 16 notte gli ufficiali gli avevano dato l'ordine di imbastare i muli e caricarli con un equipaggiamento leggero, come combattere in altra montagna. In pratica con vestiario, coperte, parole povere, cibo e armamento leggero, e cominciare a partire. Alle 4 di mattina sono partiti. L'ordine di ritirarsi era arrivato il 17, cioè il giorno successivo, a mezzogiorno e mezzo, con l'ordine di ritirarsi verso le 16-17 di sera. Loro la mattina alle 4 erano già partiti. Come sono partiti? Allora, i mezzi hanno utilizzato tutti i mezzi che avevano, hanno riempito i serbatoi di carburante, hanno riempito qualche tanica che avevano a seguito, non tante purtroppo, dopodiché hanno dovuto dare fuoco ai depositi di carburante e tutto il resto che rimaneva in prima linea, perché non cadesse in mano al nemico ovviamente. In tempi normali nelle retrovie avrebbero trovato gli altri depositi, ma in quel momento i russi li avevano già presi, quindi hanno caricato tutti i feriti, soprattutto quelli più gravi, nei mezzi meccanici, quelli che avevano a disposizione, perché non erano tanti, e hanno cominciato la ritirata. Il problema era un altro, che potevano andare avanti finché c'era carburante nei serbatoi, dopodiché hanno dovuto cominciare a abbandonare i mezzi. Abbandonare i mezzi significava anche abbandonare i feriti gravi, non c'era possibilità di trasportarli. Hanno trovato alcune slitte nei paesi che attraversavano, poche per la precisione. Li hanno attaccate i muli, di solito un mulo ogni slitta, e sopra potevano caricare massimo 2-3 feriti, non di più, perché altrimenti il mulo alla sera schiattava e il giorno dopo non riusciva più a proseguire. Quindi diciamo che in questo modo riescono a salvare solamente i feriti leggeri, gli altri vengono abbandonati, li salutano. Ci sono delle scene, dei aneddoti veramente strazianti su questo punto. In più tenete presente che i russi avevano dato l'ordine ai cecchini, che erano numerosi e dislocati lungo tutta la prima linea, di puntare agli ufficiali. Questo perché? Perché in questo modo la truppa era allo sbando e era più facilmente catturabile. La ritirata del corpo alpino, come capite, avviene in condizioni veramente drammatiche e difficilissime. Mancavano anche i mezzi di comunicazione. La Tridentina, che era il reparto che aveva avuto meno scontri, aveva ancora una radio solamente. Julia e Cuneense, ridotte al massimo per quanto riguarda gli organici, non avevano più nessuna radio. Non c'erano più comunicazioni fra i reparti e nemmeno tra reparti e alti comandi, chiaramente. Le uniche comunicazioni che ricevevano durante la ritirata era attraverso le cosiddette cicogne tedesche, ossia quei piccoli aerei da ricognizione tedesche che sorvolavano la steppa, vedevano dove erano dislocate le truppe russe che li aspettavano, che aspettavano le colonne in ritirata, disegnavano una mappa su un foglio di carta e, volando a bassa quota, le gettavano sopra i nostri reparti in modo da avvisarli quando dove erano dislocati i russi e quindi se dovevano deviare. Deviazione, tenete presente che a volte le hanno fatte anche di 20 km, 30. In una giornata riuscivano a fare in quelle condizioni 20-30 km, non di più. Quindi significava allungare ogni volta di un giorno quella che era il percorso della ritirata. Sono circondati, la ritirata inizia, quindi siamo a gennaio, 17 gennaio, siamo in pieno inverno, temperatura 40 gradi sotto zero, 300 km da fare a piedi per arrivare alla linea difensiva arretrata,
fatte in circa 10 giorni, immersi nella neve della steppa russa, che era una neve polverosa che penetrava all'interno degli scarponi, con 25 di battaglie in ritirata, che a questo punto diventano un attacco, diventano una ritirata al contrario, e quindi devono mettere per forza davanti la Tridentina, che è il reparto che è ancora meno battuto degli altri, con più organici, e dietro tutti gli altri, cioè quello che rimaneva della Julia, con un organico veramente scarso, la Cuneense, che era quasi distrutta, poi tutti i feriti, congelati, sbandati, soldati di altre nazionalità che si erano aggregati, tutta gente incapace di combattere. Un grosso problema erano anche le etnie che erano presenti dall'altra parte, ossia nell'esercito russo, perché mi raccontavano i nostri alpini che loro avevano il terrore dei mongoli e dei cosacchi, perché sapevano che non facevano prigionieri. I cosacchi poi sapete che con l'attacco, l'ultimo attacco all'Arma Bianca, hanno fatto fuori quello che rimaneva della Cunense. L'orientamento era un grosso problema. Prima di partire gli ufficiali hanno istruito i nostri alpini che l'orientamento da seguire per la ritirata era nord-ovest. Facile dirlo, le bussole le avevano solo gli ufficiali. I gruppi che si formavano erano non solo gruppi grossi, quindi comandati da ufficiali, ma erano molti gruppi medi e piccoli. In molti casi erano comandati da sergenti o addirittura da caporali. Questi non avevano le bussole. Come si orientavano? Nella seconda parte della ritirata si orientavano attraverso il muschio che trovavano sulle betulle, sugli alberi, perché la parte alta, diciamo, era ricca di boschi, quindi c'erano alberi, mentre nei primi 5-6 giorni di ritirata la steppa non aveva alberi, aveva solo erba, grano, seminativi, e quindi il problema grosso era trovare la direzione. Se era di notte, in qualche maniera qualcuno che aveva l'esperienza si orientava con il sole, come ci avevano insegnato anche noi ufficiali. Però il problema era un altro, di notte, perché i percorsi a volte duravano anche 48 ore, perché se non trovavano villaggi o isbe o baracche o qualcosa del genere dove potersi fermare per riposare, e sapete che non potevano fermarsi all'esterno perché subentrava l'assideramento e morivano, se non potevano fermarsi, dicevo, dovevano continuare a camminare, e quindi a volte anche per 48 ore. E in questo caso il problema era veramente grosso, perché erano alpini, non erano marinai, quindi non conoscevano le stelle. In più di un caso, anche nelle testimonianze in questo libro raccolte, ci hanno in pratica comunicato che è successo che dopo un paio di giorni che camminavano si sono ritrovati sullo stesso punto dove erano passati 2 giorni prima. Quindi immaginatevi in che condizioni erano messi. Come armamento si erano portati dietro solo l'armamento leggero, non riuscivano più chiaramente a trainare i cannoni. Quindi mitragliatrici era il massimo che avevano. Avevano le Breda e le Fiat. Mi dicevano che le Breda erano un po' lente, però funzionavano. Le Fiat no. Mi viene da ridere quando mi dicevano faceva ta-ta, 2 colpi, e dopodiché si bloccava. Infatti mi raccontavano che quando erano sul fronte del Don, fermi in trincea, le mitragliatrici Fiat le mettevano a volte nelle coperte di lana e le posizionavano dentro i rifugi, magari vicino anche una stufa al caldo, perché altrimenti al freddo non funzionavano. La ritirata veniva fatta attraverso piccoli gruppi. Questo perché? Perché i gruppi erano divisi per nazionalità. Il motivo è presto detto, perché per diciamo gruppetti con gente, con alpini della stessa zona, facevano letteralmente gruppo, nel senso che potevano aiutarsi l'un l'altro e riuscire a venirne fuori. Se uno rimaneva isolato era perso. Se nel gruppo c'erano soldati di altre nazionalità, ognuno pensava per sé e quindi non riuscivano ad avere l'aiuto necessario. Evitavano comunque il grosso delle piste, delle colonne, evitavano le piste,
perché sapevano che i russi li aspettavano sulle piste. Perché evitavano il grosso delle colonne? Perché i russi chiaramente puntavano sul mucchio. E quindi come facevano? Facevano questi piccoli gruppi, tanti, numerosi, affiancati alle colonne con un contatto, diciamo, visivo. Tenevano il contatto con la colonna, con la grossa colonna, attraverso il contatto visivo. Il problema era che diverse volte si sono incrociati con le bufere di neve e in quel caso là si perdevano. Qualche volta riuscivano a rientrare in contatto con le colonne, altre volte purtroppo sono stati presi prigionieri. Le soste venivano fatte quando trovavano villaggi di isbe, le isbe sarebbero le case con i tetti di paglia, tipiche russe e ucraine. Le soste erano fatte di 3-4 ore al massimo, non di più. Questo perché? Per due motivi. Uno, per dare la possibilità anche a quelli che arrivavano dopo di potersi riposare, anche perché dovevano riposarsi, dovevano soprattutto scaldarsi i piedi, che il problema di congelamento era molto forte, e poi perché i partigiani russi avevano cominciato nelle retrovie a fare attentati, nel senso che avendo i tetti di paglia bruciavano i tetti delle case e buttavano dentro qualche bomba a mano. Tenete presente che nelle isbe di solito vivevano 4-5 persone, di alpini ce ne stavano più di 50 per riposarsi e molti non trovavano posto. Il problema, un altro grosso problema, come dicevo all'inizio, era quello dell'abbandono dei feriti. In diversi casi hanno dovuto abbandonare paesani, addirittura fratelli. C'è un caso in cui mi raccontavano un aneddoto, quando erano due fratelli, uno era ferito gravemente e l'altro non voleva abbandonarlo. È passato un ufficiale in quel momento e lo ha costretto ad abbandonarlo, dicendo all'altro fratello: guarda che se non facciamo in questo modo, tua madre dovrà piangere due figli al posto di uno. E così, ha dovuto accettare questa idea, e il fratello, ancora sano, è partito con l'altro gruppo che stava sopravvenendo e ha continuato quella che è la ritirata. Il congelamento ai piedi era una cosa all'ordine del giorno, era una cosa bestiale, perché quando iniziava il congelamento non riuscivano più a camminare, non sentivano più i piedi, non sentivano più niente, addirittura in qualche caso si staccavano anche le dita quando era avanzato. Quindi il problema grosso era che quando arrivavano nelle isbe, ormai le donne ucraine e russe lo sapevano, purtroppo non avevano più niente da mangiare, però scaldavano acqua in modo da scaldare i piedi a questi poveri alpini, e una volta scaldati i piedi si massaggiavano a vicenda, poi riuscivano in qualche maniera a riposare, a prendere un attimo di sonno per un paio d'ore, e dopodiché dovevano alzarsi e partire. Il congelamento ai piedi era una cosa veramente seria e si verificava perché la neve sulla steppa era polverosa, penetrava attraverso le scarpe, i piedi si gonfiavano e non riuscivano più a togliere le scarpe, scarpe e scarponi, chiamatevele come volete, però non erano scarponi. Il problema grosso, quindi, dovevano togliere queste scarpe quando arrivavano nelle isbe. Come facevano? Avevano escogitato un sistema: con la baionetta tagliavano la suola sotto, facevano a fette, diciamo così, la parte superiore dello scarpone, stando attenti a non tagliarsi il piede, e dopodiché cominciavano a vicenda a massaggiarsi i piedi con l'antigelo dei motori. È una cosa che fa un po' ridere, però purtroppo era una cosa che la facevano perché funzionava, era una delle poche cose che funzionava. E quindi si massaggiavano con l'antigelo dei motori, il piede cominciava a sentire ancora quella parte di sensibilità che era necessaria per poter camminare, e così in questo modo andavano avanti. Chiaramente, non avendo più le scarpe, mettevano un pezzo di coperta, la legavano con lo spago all'altezza delle caviglie e così si procedeva. I più fortunati, chi trovava qualche morto russo per strada, gli sfilavano i valenchi, gli stivali russi, e quindi procedevano con quelli perché erano veramente utili.
però morti russi non ne trovavano per strada di solito, perché o erano davanti che li aspettavano o erano dietro che li inseguivano. C'è un aneddoto che mi ha raccontato uno dei nostri alpini sul discorso del congelamento. Una sera si sono arrivati su un villaggio, era un piccolo villaggio, loro erano un gruppo abbastanza grosso, non riuscivano a trovare riparo per tutti. E allora lui e altri amici, erano del gruppo Conegliano, questi qua, hanno visto alcuni covoni di fieno, hanno cominciato a togliere un po' di fieno dalla parte sotto dei covoni, si sono raggruppati sotto a queste buche improvvisate e il fieno tolto se le sono messo sopra le gambe per ripararsi dal gelo. Chiaramente 3-4 ore era il tempo che gli serviva per ripararsi, sì, per riposarsi. In 3-4 ore all'esterno il gelo fa il suo effetto. Infatti dopo 3 ore si è svegliato e non sentiva più le gambe. Ha guardato, non c'era più il fieno. Qualcuno che era arrivato dopo gliel'aveva preso per ripararsi. Dramma, non riusciva più a camminare. I suoi amici gli hanno tolto le coperte che aveva messo al posto delle scarpe, hanno cominciato a massaggiarlo con l'antigelo dei motori, niente da fare, non riusciva a sentirle. È passata in quel momento una slitta, però era già carica, aveva già 3 feriti. E allora hanno pensato di proseguire in questo modo. Saltava, cioè si metteva sulla slitta per un paio d'ore e per altre 2-3 ore lo portavano i suoi compagni. Il giorno dopo hanno ripetuto il metodo, diciamo, dell'antigelo e cominciava già a sentire qualcosa sui piedi. Morale, alla sera stessa i piedi cominciavano a camminare e alternando con spazi sempre più ampi il cammino con la slitta è riuscito ad andare avanti e a salvarsi. Per sopravvivere dovevano pur mangiare, però tenete presente che erano già passati i tedeschi, erano passate le fanterie, erano passati tutti, quindi non rimaneva più niente. Animali li avevano requisiti, non c'era più niente, rimanevano patate crude, crauti, qualche vago di crauti, e piccoli vasi di mele, quelle piccole, che le mettevano sotto aceto, le conservavano in questo modo. Poca roba, roba che non dà energia. Due sono stati fortunati di questi testimoni che hanno trovato un favo di miele e con quello, mi ha raccontato, hanno avuto l'energia necessaria per poter proseguire e arrivare fino alla fine. I superalcolici erano vietati, non per legge, ma perché tagliano le gambe. È successo un altro aneddoto che mi ricordo, quando ad un certo punto 4 alpini hanno trovato su una baracca, rovistando, hanno trovato un vaso con un po' di vodka dentro, ci sono buttati a capofitto perché, figurarsi, erano congelati. È arrivato in quel momento un ufficiale che li ha bloccati immediatamente perché gli ha detto: voi non proseguite più in queste condizioni. Infatti quei 4 non sono più tornati a casa. A tutti gli altri li ha obbligati a berne al massimo un cucchiaio per scaldarsi lo stomaco, niente di più. Tutti gli alpini avevano a seguito una gavetta e nella gavetta c'è un cucchiaio. Si sono messi in fila, si sono presi il loro cucchiaio di vodka, felici e contenti, si sono scaldati lo stomaco. Il problema era un altro. Come vi dicevano, stavano camminando a 40 gradi sotto zero. 40 gradi sotto zero, se appoggiate il metallo sulla pelle, si attacca e non si stacca più. Appoggiare il cucchiaio sulle labbra significava tirar via la pelle delle labbra per staccarlo, che era quello che succedeva, e poi si formavano le piaghe. Con il gelo tutte le ferite, anche quelle più superficiali, non riuscivano a guarire, quindi erano grossi problemi veramente. A questo punto ho chiesto allora ai nostri alpini: ma allora quelli che si salvavano erano solo quelli grandi grossi, quelli più forti in pratica? No, mi hanno detto, era il contrario, e mi ha fatto una similitudine che veramente calza a pennello. Mi hanno detto: tu immagina un motore, un grosso motore. Un grosso motore va avanti, è forte, più degli altri piccoli, finché è carburante, perché consuma tanto.
Il carburante in quel caso, ossia il cibo, non ce n'era. E quindi quelli grandi grossi che avevano più bisogno di cibo rispetto agli altri erano i primi che crollavano. Questa era purtroppo la realtà. Quando i russi attaccavano e venivano uccisi e anche feriti anche i muli, e quindi in quel caso la prima cosa che facevano, squartavano subito il mulo e facevano un pezzo di carne a testa, un pezzetto a testa. Ovviamente cercavano di mangiarlo, diciamo, al volo, letteralmente, perché per riuscire a mangiarlo ancora tiepido, perché non potevano cucinarlo, non c'era possibilità di cucinare la carne, quindi dovevano mangiarla cruda e prima che si congelasse, perché con quelle temperature si congelava subito. Avevano al seguito un po' di scatolette anche di carne che si erano portati quando erano partiti dal Don, però le scatolette di carne 40 gradi sempre sotto zero non riuscivano a aprirle. Le hanno bucate con la punta della baionetta, non riuscivano a tirarne fuori niente, hanno provato a succhiare, hanno provato in tutti i modi, mi dicevano, non riuscivano a utilizzare quella carne. Hanno provato con il pane, perché si erano portati dietro alcune pagnotte. Il pane tirato fuori dal congelatore sapete che non si taglia, tantomeno con una baionetta che ha la lama liscia. Lo facevano a pezzi con l'accetta, avevano sempre qualche accetta a seguito. Pezzi sempre più piccoli, hanno provato a mettere in bocca alcuni pezzi piccoli per vedere se riuscivano a scioglierli. L'unico risultato è stato quello di congelarsi anche la lingua, quindi non andava. L'unica cosa che rimanevano erano le gallette, quelle sì, perché quelle le sbriciolavano in mano, se le mettevano in bocca e lì le scioglievano in bocca, solo che il problema era che ce n'erano molto poche. Voi capite benissimo che la superiorità russa in quel momento era veramente schiacciante. Passiamo al terzo blocco. Eravamo ormai misti in colonna, italiani, tedeschi, ungheresi, ma ogni nazionalità teneva i suoi gruppi distinti per aiutarsi a vicenda, tra gente che parlava la stessa lingua e che in molti casi proveniva dallo stesso comune. Mangiare era diventato un miraggio. Chi aveva la fortuna di passare vicino a qualche isba e riusciva a trovare patate o crauti o mele sotto aceto andava avanti. Gli altri si esaurivano e rimanevano nella steppa gelata. Il nostro gruppo di artiglieria, il gruppo Conegliano, aveva cercato di fare la ritirata quasi compatto, anche se ormai le sue batterie avevano perso tutti i cannoni. Camminavamo sempre in piccoli gruppi, tra alpini che si conoscevano, ma qualche volta è successo che durante le tormente di neve qualche gruppetto abbia sbagliato direzione e si sia perso nel bianco infinito della steppa. Purtroppo in quella situazione non si poteva tenere un gruppo compatto. Tutti cercavano di proseguire come meglio potevano, ma molti crollavano, sfiniti e incapaci di proseguire. Quella sera ci eravamo fermati con un gruppo della nostra zona, quando all'improvviso è arrivata una granata russa proprio nel mezzo. I due compagni, che avevo a destra e a sinistra, si sono beccati una scheggia nel petto e sono morti nell'istante. Per fortuna mi sono salvato. Destino. In quei momenti conta solo la fortuna. La bravura non c'entra niente. Quindi giorno dopo giorno, sacca dopo sacca, arrivano il 26 gennaio del 43, Nikolaevka. Kolievka, che oggi si chiama Livenka, uno dei tanti paesi di cui hanno cambiato il nome, ma per noi alpini rimane sempre comunque Nikolaevka. Provate a immaginare, è un vallone lungo e stretto dove si concentrano tutte le truppe, alpini, infanti, eccetera, in ritirata. Alla fine del vallone c'è un terrapieno della ferrovia con due passaggi stretti. Sopra il terrapieno ci sono i carri armati, cannoni russi, e in più gli aerei che mitragliano dall'alto, è una carneficina.
Provano diversi tentativi, poi la storia, noi alpini la sappiamo tutti, con il generale Riverberi, comandante della Tridentina davanti, riescono a passare non con la forza delle armi, ma con la forza della disperazione. Provate a immaginare questa massa informe di uomini, la maggior parte ormai erano disarmati, che travolge a valanga letteralmente quelle che erano le postazioni russe e riescono addirittura a rovesciare i cannoni russi. Il 30, cioè 4 giorni dopo, passano la nuova linea difensiva tedesca e quindi da quel momento possono considerarsi in salvo. 3 giorni dopo arrivano gli ospedali militari di Kharkov, che oggi si chiama Kharkiv, che lo sentite nominare in questi giorni. Pensate che gli ultimi delle colonne passano il 23 febbraio, stiamo parlando di un mese dopo. Le perdite italiane, se andiamo a esaminarle, si possono dividere in due parti, ossia quelle sul fronte del Don, dove sono stati seppelliti in cimiteri mappati dai cappellani militari e da dove poi sono stati recuperati molti dei resti che riposano al tempio ossario di Cariaco vicino a Udine. E poi ci sono il grosso, diciamo, delle perdite, che sono i dispersi, quelli che crollavano durante la ritirata o attraverso gli scontri che avvenivano durante la ritirata, e poi quelli deceduti nei campi di prigionia che erano dislocati in Siberia e in Kazakistan. In Siberia venivano addirittura utilizzati nelle miniere i prigionieri, in Kazakistan venivano utilizzate nelle raccolte dei cereali, nelle raccolte dei girasoli, del cotone, come gli antichi schiavi, e poi d'inverno venivano mandati nelle miniere. Le perdite totali si aggirano sui 100.000 uomini, per l'esattezza siamo intorno ai 98.000, perché tutt'oggi il numero esatto non si sa ancora. Di prigionieri le stime parlano di 60.000, stiamo parlando di stime, non di numeri certi. Di tutti i prigionieri comunque ne vengono rilasciati 10.000, gli altri sono morti tutti. 10.000, di cui molti vengono rilasciati fino al 1956, ossia 11 anni dopo la fine della guerra, esattamente dopo la morte di Stalin. Se esaminiamo gli alpini, dei 57.000 partiti, ne rientrano 16.000, 41.000 sono morti nella steppa. Dei muli, che sono partiti 14.000, stiamo parlando sempre degli alpini, ne rientra qualche centinaio, cioè niente. Per quanto riguarda le attrezzature, camion, moto, armamento, eccetera, è andato perso tutto. La propaganda del regime a quel punto aveva coniato un nuovo termine, dispersi. Dispersi perché dicevano che si erano rifatti una famiglia dentro in Ucraina e in Russia e che prima o poi sarebbero tornati a casa. Era una convinzione che erano riusciti a radicare nella testa e nel cuore soprattutto della gente, che speravano sempre in un ritorno dei loro cari. Io mi ricordo quando mi ero trovato con alcuni durante i nostri ritrovi alpini, con alcuni alpini della zona di Vadobiadene che avevano partecipato alla costruzione dell'asilo di Roshos, in Russia, sul fronte del Don, e mi raccontavano che un giorno da un gruppo di operai che li stavano aiutando, russi, hanno sentito provenire due bestemmie in italiano che era quasi un veneto, mi dicevano. E a quel punto hanno provato a indagare, perché i casi erano due, o era uno di quelli che si erano italiano che si era fermato, che si era rifatto una famiglia veramente e poi aveva paura a rivelarsi, oppure era un russo che aveva cominciato a parlare qualche parola ad italiano cominciando dalle bestemmie. Non sono riusciti a venirne a capo, cioè non sono riusciti a capire da dove fossero provenute queste bestemmie. Parlando sempre di questa convinzione dei dispersi, avevo anni fa una famiglia di contadini che stava vicino a dove abitavo io e avevano 7 figli, di questi 7 2 erano partiti per la Russia, dichiarati dispersi mai più ritornati. Stiamo parlando degli anni 80-90, quando sono morti gli anziani genitori,
sempre con la convinzione che sarebbero ritornati. E quando hanno fatto le divisioni, chiaramente, della terra, dei mezzi, del terreno, hanno fatto 7 parti. Infatti io ho chiesto quella volta, perché me l'avevano detto loro in confidenza, mi hanno detto: perché 7 se siete in 5? Perché se tornano i nostri fratelli dalla Russia, hanno diritto alla loro parte. Pensate a che punto era radicata questa convinzione. Passiamo al quarto blocco. Eravamo ormai misti in colonna. Le scarpe le ho buttate via all'inizio della ritirata, perché facevano entrare l'acqua e i piedi si gonfiavano impedendoci di camminare. Per poter proseguire li ho avvolti in un pezzo di coperta, così camminando in quel modo ho evitato di congelarmeli, riuscendo a raggiungere la salvezza. Durante la lunga marcia nella steppa infinita, un giorno siamo passati vicino ad alcune isbe e in un angolo, nascosta, ho trovato una borraccia piena di miele. È stata la mia salvezza. Per respirare ci mettevamo un pezzo di coperta in faccia, altrimenti ci faceva male la gola e i polmoni per il freddo. Ricordo infatti che la temperatura era arrivata a 40 gradi sotto zero e anche i più certi giorni quando soffiava il vento siberiano. Dopo qualche ora di cammino presi un pezzo di pane che avevo nello zaino e con la baionetta provai a tagliarlo a pezzi, ma non ci riuscii. Era come un blocco di ghiaccio, non potevo mangiarlo e l'unico risultato ottenuto fu quello di congelarmi le mani. Durante la ritirata si camminava sempre, giorno e notte, anche per 48 ore di seguito, se non si trovava qualche riparo. Certe volte non si poteva fermare nemmeno per dormire, perché se si perdeva il contatto con la propria squadra era finita. Non trovavi più nessuno che ti desse una mano a proseguire. Quella sera abbiamo trovato un piccolo villaggio dove poterci riposare qualche ora. Ci siamo stesi sulla paglia. Erano passate 24 ore dall'ultima volta che avevo trovato qualche patata, ma non sentivo la fame. La stanchezza dominava ormai tutte le altre pene, ma i dolori da congelamento si facevano sentire, soprattutto quando entravamo in un ambiente riparato o riscaldato. Ecco, tutto questo dramma rivive in quella che i grandi storici chiamano la microstoria, che si contrappone alla macrostoria, alla grande storia, quella fatta dai generali, quella fatta dai libri di storia. Però in realtà la microstoria è la storia con la S maiuscola, perché è la storia umana, quella che racconta il lato umano di questa guerra. Lato umano che io ho voluto evidenziare perché non descrivo battaglie in questo mio libro, ma descrivo ciò che hanno patito, descrivo ciò che mi hanno raccontato, descrivo il lato umano di questi nostri alpini. Sono testimonianze di alcuni reduci alpini e più un diario di 130 pagine circa, più corredate da 200 foto abbondanti. Sono tutti reduci alpini della Julia, ma le loro storie sono tutte diverse perché durante la ritirata erano posizionati in gruppi diversi, quindi ognuno aveva la sua storia da raccontare. Sono storie bellissime, tra virgolette, ma e anche molto drammatiche, però io li chiamavo i miei attori alpini perché sapevano raccontarle, perché anche se sono storie drammatiche, loro ci mettono in mezzo l'aneddoto leggero, la battuta scherzosa e riescono a renderle fluide in modo tale che i racconti li leggi in un batter d'occhio. Infatti i complimenti più belli che ho avuto su questo libro, perché ne ho fatte altre presentazioni, sono state: l'ho letto in 3-4 giorni. Questo è un complimento più bello che uno che scrive può ricevere, perché voi sapete che se un libro è pesante, quando si arriva alla 10ª pagina si chiude e si mette in parte.
I loro, tra, sui loro aneddoti, diciamo, su quelli leggeri, io mi ricordo ad esempio su uno durante l'avanzata, che mi dicevano, noi eravamo quelli delle galline, ci chiamavano. Questo perché? Perché durante l'avanzata erano già passati prima di loro i tedeschi, erano passate le fanterie, i tedeschi avevano requisito tutti gli animali di grossa taglia, rimanevano quindi galline e uova. Galline e uova che i nostri alpini andavano non a requisire, ma a comprare. Chiaramente le donne russe e ucraine erano furbe, non volevano le lire italiane, non sapevano che farsene. Quindi chiedevano sapone, sapevano, erano informate, che avevano camionate di sapone. E quindi sapone era diventata la merce di scambio, erano tornati al baratto come una volta. Pensate, ogni giorno durante la ritirata facevano non più di 30 km in quelle condizioni. Percorso che i russi lo facevano in un'ora scarsa con i loro mezzi, dopodiché si posizionavano e li aspettavano giorno dopo giorno. Infine, per i pochi sopravvissuti, il dolce, tra virgolette, ritorno a casa. Questo perché? Perché nelle stazioni erano ignorati non per colpa della gente, ma perché il regime aveva fatto sigillare le porte e i finestrini dei treni per non mostrarli. La sconfitta dava fastidio, e anche i soldati in quelle condizioni. Pensate che erano feriti, congelati, stracci, pieni di pidocchi soprattutto. Quando sono stati portati sui campi di contumacia, hanno impestato anche i campi di contumacia, pensate a che livelli hanno ridotti. Mi ricordo sempre le discussioni, diciamo, che avvenivano quando ero più giovane fra padri e figli, ossia fra i padri che avevano fatto la prima guerra mondiale e l'avevano vinta, perché tra l'altro la prima guerra mondiale era una guerra tra virgolette lecita, perché era di difesa delle proprie terre, delle nostre terre. La seconda guerra mondiale, la guerra dei figli di questi nostri alpini, era una guerra di invasione. Pensate all'Africa, alla Grecia, alla Russia, dappertutto è stata una guerra di invasione. Però il problema era un altro, che quando cominciavano qualche discussione tra padre e figlio, stiamo parlando chiaramente degli anni 60, 70, eccetera, quando il vecchio, quello che aveva fatto la prima guerra mondiale, si trovava in difficoltà, troncava il discorso con una battuta che era sempre quella, si ripeteva, che mi ricordo benissimo, che era umiliante tra l'altro. Poi diceva, ti tasi che aveva perso la guerra, e con quello chiudevano il discorso. Quindi umiliati, diciamo, durante la guerra, umiliati dopo, fu una generazione veramente sbagliata, anche perché i figli di questi, la maggior parte, dopo saranno i sessantottini, quindi non comanderanno mai. La conseguenza quindi di questa disastrosa campagna fu ovviamente la caduta del regime e subito dopo l'armistizio l'8 settembre con la conseguente guerra civile. Però la colpa, è giusto dirlo, è giusto esaminarlo, non fu di questi poveri cristi, mandati con la leva obbligatoria, non erano volontari, furono mandati a morire con la leva obbligatoria, impreparati, non attrezzati. Su una guerra di conquista, perché furono tutte guerre di conquista nella Seconda Guerra Mondiale, su una guerra di conquista che non volevano ma soprattutto non sentivano, però furono costretti a farla. E qua arriviamo al punto. La fecero però con un senso di rispetto e di umanità verso le popolazioni civili che incontravano. Umanità che poi fu prontamente ricambiata nei loro confronti durante la disastrosa ritirata. E questi si vedono, questa si può riscontrare in tutte le storie, in tutte quelle raccontate dai nostri reduci. Voi avete mai visto negli ultimi anni per televisione questo rispetto e questa umanità da parte degli eserciti verso le popolazioni civili? Loro sì, l'hanno esercitata. Mi ricordo una frase scritta su uno dei libri di Rigoni Stern, bellissima, con quattro parole descrive quella che è la ritirata di Russia. Diceva, bussavano le porte e venivano accolti.
Non facevano come i tedeschi che sfondavano le porte, una sventagliata di mitra e prendevano quello che gli serviva. I nostri alpini bussavano le porte e venivano accolti. Chiaramente le povere donne ucraine e russe non avevano chissà cosa da dargli da mangiare, però erano pronte con le pentole di acqua calda per riscaldare i piedi, per scongelarli, per poter permettere a questi poveri soldati di poter proseguire verso la loro terra. C'era una frase che ricorreva spesso in questi alpini ed era questa: guardavamo lontano, ma era sempre lo stesso paesaggio. La mattina speravamo che la sera sarebbe finito tutto. Si camminava e camminava. Non importava più di vivere o di morire. Importava solo dormire. Il sonno, mi dicevano, è la cosa più atroce che hanno subito, perché quando subentrava il sonno, arrivava l'assideramento ed era finita. Una volta rientrati, che come dicevo, sono stati mandati nei campi di contumacia, per quanto riguarda i nostri della Iulia, a Montecatini e a Bologna. C'è un episodio, anche qua un episodio leggero, diciamo così, che ogni tanto tira su quella che è la parte drammatica, che mi ha raccontato un reduce, e cioè che voi sapete che una volta arrivati sui campi di contumacia, oltre che pieni di pidocchi e da curare, il problema grosso era che lo stomaco si era ristretto, stessa cosa che succederà poi sui campi di concentramento, e quindi dovevano tenerli a dieta ferrea, quindi dar da mangiare poco per volta e aumentare di poco giorno dopo giorno. La fame era tanta, avevano 20 anni. E questo mi raccontava che un giorno c'era una festa paesana, una sagra fuori del campo, perché i campi erano recintati con le guardie, chiaramente agli accessi. E ha chiesto alla guardia se poteva andare, una volta staccato il suo turno, andare in paese a comprargli un po' di castagnaccio, tipico dolce di allora fatto con la farina di castagne. La guardia disse no, perché abbiamo l'ordine tassativo di non portarvi niente da mangiare, se no è facile che morite. Il secondo giorno è tornato alla carica e la guardia, chiaramente irreprensibile, ha detto no, non posso. Allora ha tirato fuori un po' di soldi, aveva raccolto un po' di decadi, quel poco che avevano dagli altri amici, e gli ha dato i soldi alla guardia e ha detto: metà mi prendi il castagnaccio e metà te li tieni tu. Morale, a forza di insistere, la guardia ha ceduto e la sera, quando ha staccato il suo turno, è andato in paese e gli ha preso questo benedetto castagnaccio. Il giorno dopo gliel'ha portato, gli ha fatto 10 porzioni. Gli ha detto: ne mangi una al giorno, non di più, altrimenti sai che rischi. Benissimo, questo qua si è messo, ha mangiato la prima porzione, una cosa fantastica, mi diceva. Dopo 2 ore ha mangiato anche la seconda. Morale, a mezzanotte aveva mangiato tutto. Quindi subentrata una febbre tremenda, oltre i 40, sono arrivati i medici, quindi vomito, lavanda gastrica, eccetera, sono riusciti a salvarlo per miracolo, ma questo era il problema. Purtroppo la fame a 20 anni batteva forte. Se noi prendiamo un campione di reduci, qua bisogna posizionarsi indietro di 7, 8, 10 anni fa, perché adesso ormai non ce ne sono più. Se prendiamo un esempio di 10 reduci, troviamo che solo 2 ricordavano qualcosa. Gli altri avevano chiuso la porta di tutti i ricordi e avevano buttato via la chiave. Però di questi 2, solo uno era disponibile a raccontare la sua storia. Uno arrivava sì e no a qualche piccolo aneddoto che riuscivi a fare mezza paginetta. 1 su 10 sono pochi, infatti sapete benissimo che tutti avevano cercato di dimenticare quella brutta, bruttissima pagina della loro vita. I loro racconti comunque non sono lineari, chiaramente non partono dall'inizio, dalla partenza dal forte di Osopo e su, eccetera, ma sono frammentati, non sono in ordine cronologico, infatti ti raccontano certi racconti dal Don, poi tornano indietro alla partenza, poi vanno alla ritirata, eccetera. D'altronde non si può pretendere i miracoli di una persona di 88-90 anni, è anche troppo questo. Il problema è un altro, che bisogna chiaramente prima informarsi sulla storia dei loro reparti,
Bisogna scrivere tutte le loro frasi, numerarle, metterle in ordine cronologico e dopodiché costruire quello che è il racconto. Però su questo punto sono stato molto tassativo, nel senso che ho voluto essere il più originale e fedele possibile a ciò che loro mi hanno raccontato. Non troverete paroloni nei loro racconti, non troverete frasi costruite, le ho solo legate una all'altra e le ho messe in ordine. Questo perché mi sembra giusto che la loro testimonianza venga scritta e venga letta così come è stata raccontata, perché è genuina, è sincera. I loro racconti sono in qualche momento drammatici, il problema grosso era un altro, che raccontando, soprattutto quando si parla di abbandono, di compaesani, addirittura di fratelli, loro ritornano mentalmente in quel preciso momento storico e lì chiaramente soffrono. Mi è capitato un paio di volte che ho dovuto bloccarli perché vedevo che soffrivano, e non si può far soffrire gente di quell'età per raccontare la loro storia. E a quel punto erano loro che mi davano coraggio. Mi dicevano: no, andiamo avanti e devi scrivere, perché questo che io racconto deve essere letto. E allora io concludo, dopo vi commenterò alcune foto che meritano di essere commentate, ci sarà un passo da leggere sull'operazione di appendicite, dopo se avete domande, per i libri che li ha avuti, dopo sono qui per firmarli, sono disponibili. Dicevo, concludo dicendo, loro hanno sofferto per raccontare, veramente. Io ho scritto, adesso tocca a voi leggere, ma soprattutto come avevano desiderato tanto loro, far leggere ai giovani, alle nuove generazioni. Questo per due motivi. Uno, per portare avanti il nostro motto alpino, per non dimenticare. E l'altro, perché gli errori del passato non si debbano mai più ripetere. Anche se adesso riscontriamo che i leader mondiali non hanno studiato la storia, almeno stanno dimostrando questo. Io ho finito la relazione, adesso mi commento, anzi passiamo alla lettura. C'è un passo che merita di essere letto, che è ricavato dal diario, che è l'operazione di appendicite che ha subito questo alpino durante la permanenza sul fronte del Don. Così sentiamo anche come, in che condizioni operava. Primo novembre. La sera prima mi trovavo ricoverato d'urgenza all'ospedale militare e il mattino del primo novembre ero lì, supino sul mio letto. Stavo digradando i denti dai periforti dolori. Dopo aver eseguito le visite con i medici dell'ospedale, alle 9 mi portano in sala operatoria, mi adagiano su un letto e mi preparano per l'operazione. La desideravo tanto perché i dolori mai erano diventati insopportabili. Mi fissero la puntura lombare, una di morfina sulla coscia sinistra e una nel punto dove dovevano tagliarmi. Francamente ero un po' impressionato, perché più volte avevo sentito parlare non proprio bene dei medici militari. Finite le iniezioni, il medico mi domandò come mi chiamavo, ma io non facevo che chiedere l'anestesia totale, invano. Il medico si mise subito all'opera e io vedevo tutto. Mi tagliò la pancia nel punto dell'appendice. L'operazione durò un'ora e quello che provai in quei momenti è impossibile descriverlo. Ricordo che imploravo il medico di lasciarmi com'ero, di smettere di torturarmi, perché non avevo più la forza di sopportare il dolore, tanto era lancinante. Finito di tagliare e il dottore mi ricucì la ferita, mi sembrava di risorgere. Erano finalmente finiti i grandi dolori. Fui assistito giorno e notte con tanta cura e dopo due giorni cessarono anche i dolori e la febbre. I giorni passavano e continuavo a migliorare, tanto che scrissi anche a casa che l'operazione era andata bene. Avete sentito le condizioni in cui vivevano e operavano, chiaramente, oltre a tutto il resto che succederà dopo. Questi sono, come vi dicevo, i cimiteri sul fronte del Don, mappati dai cappellani militari da cui sono riusciti a
recuperare i resti che riposano a Camiaco. Questa è la Iulia in partenza da Udine. Questa è la partenza, diciamo, chiaramente dell'Armir, degli Alpini. Vedete tutti i treni. Questo qua si vede lo scambio delle galline, delle uova con il sapone, con le donne ucraine. Questa è sempre l'avanzata, stiamo parlando ancora dell'avanzata dell'Armir. Vedete i carri armati, quelli italiani. I cingoli, tra l'altro, non so se avevo detto, erano stretti, quindi con le prime nevicate si affondavano e rimanevano bloccati. Questo è il fronte del Don, l'ansa famosa del Don, dove erano posizionate le nostre truppe. Qui siamo sul fronte, chiaramente, varie foto del fronte. Queste sono prede di guerra che servivano anche per mangiare. Questo è il fronte del Don visto dalla vedetta. Qui cominciano chiaramente i primi morti dell'Armir. Questi sono i russi e la controparte, anche questi. Beh, ci sono alcune foto dei russi. Queste sono le donne pilota russe che viaggiavano, che volavano sugli aerei solo di notte e bombardavano a quote elevate, quindi non erano mai bombardamenti precisi. Qui cominciano le nevicate. Questo è un fotografo ufficiale. Diciamo che nella prima guerra mondiale ci sono tantissime foto, perché i fotografi erano mandati dai reparti ed erano posizionati tutti in trincea. Qua con una ritirata chiaramente pensavano a salvarsi, non a fotografare, quindi ce ne sono poche fotografie della ritirata vera e propria. Questo è Don Gnocchi, conoscete, gli alpini lo conoscono. Sua corrispondenza, questa messa da campo come sempre. Qua sono ancora sul Don. Questo qua è un alpino della zona di Vicenza con il cane e la mascotte che avevano reparto. Ci sono salvati tutti e due questi qua. Questo è il cecchino russo, quelli che avevano l'ordine di puntare agli ufficiali. Le scarpe, questi sono i cosiddetti scarponi degli alpini, vedete, questi non potevano ottenere quelle condizioni. Questi sono i valenchi russi, questi sì, questi tenevano molto bene. Questo è il cannone del 75-13 Skoda che avevano in dotazione gli alpini. Qua chiaramente si vede quello che è il sistema russo, che era stato adottato ancora ai tempi di Napoleone, che è stato ripetuto successivamente durante quella che era diciamo la rivoluzione d'ottobre, e poi è stato ripetuto anche nella prima, ma soprattutto nella seconda guerra mondiale. Loro hanno sempre avuto il sistema delle sacche: puntano su un punto, concentrano uomini e mezzi su un punto, penetrano e fanno la sacca e chiudono dentro. Questo è come è stato messo. Queste sono le cosiddette Katyushe, i lanciarazzi multipli, che stanno adoperando anche i giorni nostri con dovute modifiche, ma sono veramente tremendi. Ecco, questo è il fonogramma del 16 gennaio, quando gli alti comandi dicono che è assolutamente proibito ritirarsi. Nel frattempo i russi, questi, avanzano e 17 arriva il fonogramma. Vedete, ore 12:30 arriva il fonogramma, però comunicano che la ritirata dovrà iniziare all'imbrunire, invece alle 4 di mattina erano già partiti. Questa è la cartina della ritirata. Come vedete, i nostri alpini erano posizionati qua, nella zona bassa, e quindi per questo dicevano la direzione da seguire nord-ovest, perché non era ovest, ma era nord-ovest, perché dovevano
raggrupparsi insieme a tutti gli altri e poi seguire una direzione tutti insieme, anche perché da Kharkov, dove c'erano gli ospedali militari, poi venivano portati a Gomel, che attualmente si trova in Bielorussia, e da lì c'era il centro di partenza di tutti i treni per il rientro in Italia, percorso che passava nella parte alta, diciamo, attraverso la Polonia e la Germania. Qui sono tutte le varie foto della ritirata. Queste sono le balche. Le balche erano gli avvallamenti di terreno nella steppa, e quando erano passati, i soldati russi, quando arrivavano, costringevano le donne ucraine a prendere tutti i morti e buttarli dentro nelle balche, e quindi a volte riempivano anche, diventavano fosse comuni. Infatti ne trovano anche a tutt'oggi, purtroppo. Qui si vede, è un po' piccola, ma si vede, il sistema di ritiro dei tedeschi, vedete tutti nei loro mezzi, gli italiani invece in fianco sono tutti a piedi. Qui si vede la differenza molto bene. Vari animali che se trovavano durante la ritirata servivano per mangiare. Vedete le slitte massimo erano 2-3 uomini da portare, di più non riuscivano, i muli si sfiancavano. Alcune foto che volevo farvi vedere. Queste sono le cicogne tedesche che vi dicevano, ossia gli aerei da ricognizione tedesche che avvisavano e comunicavano agli reparti in ritirata, soprattutto italiani, dove erano dislocati i reparti russi. Qui si vede quando viene fatto a pezzi chiaramente un mulo, quando erano feriti, e lì sono tutti pronti attorno per ricevere un pezzetto di carne a testa. I feriti purtroppo hanno poche speranze, soprattutto se sono gravi. Questa è una foto veramente, è un po', diciamo, rovinata, ma è una foto storica, questa qua è bellissima. È il passaggio del terrapieno della ferrovia di Nikolaevka. Quando sono riusciti a passare, hanno rovesciato i cannoni, sono riusciti ad andare oltre. Questo è proprio il punto esatto, il momento in cui sono riusciti a passarla. Questo è il terrapieno, il sottopasso della ferrovia oggi, e questo è il terrapieno sempre oggi. Comunque, qua erano già arrivati ovviamente in Ucraina, vedete le isbe con i tetti di paglia. Qui sono arrivati a Kharkov, inizia la conta dei superstiti, molto pochi. Dopodiché dagli ospedali militari, come dicevo, andavano a Gomel, e qui c'era il punto di partenza attraverso i treni per il ritorno a casa. Questo è Vedeschi, questo è il generale Reverberi, e qui iniziano i campi di prigionia in Gulag. E qui ormai chiaramente i campi di prigionia sono misti, non sono più divisi italiani all'inizio forse, ma questi sono tedeschi, ci sono foto divise per nazionalità, ma la maggior parte. Vedete le scarpe, si vedono molto bene, come attraverso le coperte, i calzari, chiamiamoli così. Questi sono i rumeni che avevano il corbacco di pelo, quindi si riparavano meglio degli altri. Questa è l'operazione che facevano i russi durante il trasporto dei prigionieri verso i campi di prigionia. Ogni mattina, perché c'erano dei tratti che andavano fatti a piedi, altri tratti li facevano via treno, anche perché dovevano arrivare quasi in Siberia. E alla mattina facevano questa operazione, chi era morto durante la notte veniva scaricato e il treno proseguiva. Questi sono gli italiani nei campi di prigionia in Kazakistan, vedete, erano utilizzati nei raccolti d'estate e poi d'inverno andavano giù nelle miniere. I tedeschi, quando sono partiti per la Russia, speravano, pensavano, erano sicuri di fare la sfilata a Mosca da vincitori. Morale, i russi gli hanno fatto fare la sfilata, ma da sconfitti, come l'antica Roma, diciamo, quando avevano dietro gli schiavi in colonna. Questi erano i russi, i tedeschi provenienti da Stalingrado e dagli altri fronti, che sfilano a Mosca
fra le ali di folla, chiaramente contro, e questa è l'ultima botta, perché subito dietro i tedeschi sono passati quei camion con il disinfettante per disinfettare dove erano passati questi. Quindi un'umiliazione bestiale. Questi sono i nostri reduci che hanno raccontato. Questi sono i campi di contumacia, vedete come erano ridotti. Questo è quello che ha scritto il diario, è riuscito a scrivere il diario, a parte chiaramente i giorni della ritirata, i 9 giorni, che li ha raccolti mentalmente, è riuscito a scriverli quando è arrivato all'ospedale di Kharkov. Tutto il resto giorno per giorno, giorno dopo giorno, i giorni della ritirata è riuscito a ricordarsi tutti i particolari giorno dopo giorno, è veramente una descrizione perfetta. Lì non ho corretto niente, qualche errore di ortografia, ma poca roba. 99% è frutto del suo sacco. Infatti è scritto tra l'altro con una bella calligrafia, la vedete, è scritto molto bene. Basta, questa è una cartina, tanto per dirvi, è una cartina che aveva il colonnello Rossotto, comandante del gruppo Conegliano. Pensate che mezzi avevano. Questa cartina ha una risoluzione molto alta, nel senso che 1 centimetro di cartina corrisponde a 100 chilometri. Come volete che facessero a trovare la strada in questi modi? Questa cartina poi alla fine, quando sono rientrati, l'ha donata a uno dei suoi alpini. Questa è una copia che ho a casa. Basta. Bene, che c'è da dire? Sinceramente alcune cose sono veramente impressionanti, insomma, ecco. Chi le ha vissute magari con i propri padri, i propri nonni, insomma, sicuramente ne aveva sentito parlare e ancora oggi magari qualcuno l'ha anche ricordate. Come hai detto, sì, la cosa potrebbe essere anche attuale, perché abbiamo visto appunto che anche se la storia ci ha mostrato quello che abbiamo visto, oggi comunque qualcosa si sta ripetendo, purtroppo, anche troppo vicino a noi. Io direi che concludere qua la serata, se siete d'accordo, se ci sono domande da fare appunto all'autore, sicuramente è lieto di rispondere. Sì, tengo là col microfono. Buonasera. Niente, volevo così sapere indicativamente due cose. I reduci, quando sono tornati in Italia, hanno fatto la quarantena, no? Poi, cosa hanno fatto? Si sono aggregati alle truppe partigiane, si sono messi con la Repubblica di Salò, si sono imboscati. Cosa è? Dal 42, anzi dal 43. In poi, cosa, fino a fine guerra. Questi, a parte diciamo quello del diario, che la fine del diario non ve la racconto perché sennò vi rovino la lettura, perché è una sorpresa. Gli altri reduci non sono più rientrati né nelle truppe partigiane né in quelle di Salò, perché infatti gli ho chiesto anch'io. Mi hanno risposto: abbiamo dato abbastanza, perché tutti questi avevano fatto prima la campagna di Grecia e poi quella di Russia. Avete presente che anche la Grecia ha fatto 30.000 morti, la Russia 100.000, loro con solo attraverso la fortuna, perché questa è la parola d'ordine che avevano, non siamo stati bravi, siamo stati solamente fortunati, dicevano. Noi siamo riusciti a tornare, abbiamo dato anche troppo per la nostra nazione, adesso che facciano gli altri. Anche capire, perché, per punto là. E poi un'altra domanda, da quello che nei miei studi risulterebbero che ci sono stati più morti in campi di prigionia che non nelle battaglie. Se un regime si è messo del suo per tutta questa tragedia, secondo me, dopo
certi prigionieri ritornati nel 1956. Il nostro, quello che è successo dopo il crollo del fascismo, diciamo. Secondo me gli italiani non hanno fatto il massimo per portare a casa questi prigionieri che sono rimasti là fino al 1956, dal mio punto di vista. Anche gli italiani si sono messi contro gli italiani, da quello che mi pare di aver capito. Sai che a un certo punto tutti i prigionieri nel post-guerra sono venuti a casa, ma proprio perché quelli che proprio in Russia non sono più tornati o sono tornati dopo 10 anni, vuol dire che anche gli italiani stava bene così, da quello che ho potuto immaginare e leggere. È vero o no? Era un regime sia da una parte che dall'altra. Okay. Per quanto riguarda il discorso di 10-11 anni, Treviso aveva resinato. Avere sentito perché era il simbolo di quelli che sono rientrati dopo 10 anni. Diciamo che comunque quelli che sono rimasti prigionieri sono rimasti perché in Russia, sapete, subentrata immediatamente la guerra fredda, quindi è un altro discorso politico. Io avevo mio padre che ha fatto la campagna di Grecia e poi è stato preso prigioniero dai tedeschi in Grecia e era stato mandato in campo di concentramento a Francoforte sul Modena, sulla Germania Est, che sarebbe l'attuale confine con la Polonia. Una volta si spostava più là il confine perché stato invariato. Mi diceva che quando sono stati liberati ovviamente dai russi, che era la successiva Germania Est, liberati e immediatamente rinchiusi nello stesso campo. Lui e un altro amico sono riusciti a scappare una notte durante un trasferimento, una notte di ferro, sono riusciti a scappare e poi sono ritornati a casa a piedi. Altri non si sa perché, le voci che giravano, e sembra fossero vere, era che dovevano trasferirli in Siberia. Quindi in quel momento là, come ripeto, stava subentrando la guerra fredda, quindi diventa un discorso che esula dalla guerra, si entra nella politica, quindi non è il caso. No, poi l'ultima cosa, confermo quanto aveva detto lei, io ero piccolino allora e mio nonno, avevano grande orgoglio della patria, diceva appunto a mio padre, taci che noi abbiamo vinto la guerra. Confermo quanto lei. E purtroppo ho sentito tante volte quel discorso, era umiliante perché, come ripeto, fu la generazione sbagliata, nel senso che non hanno mai comandato né prima, perché c'erano i padri che erano anche abbastanza duri, e poi i figli si sono tutti in guerra, sono stati umiliati e dopo comunque bisogna anche dirlo, qualcuno continua a dire che erano, sì, a dare le colpe a questi qua che non hanno nessuna colpa perché non erano volontari, erano obbligati con la leva ad andare e a morire. Questo è giusto dirlo perché è giusto, insomma, dirlo. Però certo che poi concludo, si sono tirati su le maniche, c'è chi è andato nelle città industriali del nord Italia a fare qualcosa e chi è andato perfino anche nelle miniere in Belgio dopo aver fatto la campagna di Russia per trovare da mangiare nelle miniere in Belgio o dei vicini di casa, che è andato a ammalarsi per portare da mangiare. E questi tre sono andati all'estero. Ecco. E poi bene. Hanno mandato a casa i soldi, sono quelli che hanno ricostruito l'Italia. Certamente. Basta così. Grazie delle risposte, grazie. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Chiedere? Va bene, basta. Ringrazio nuovamente tutti della partecipazione alla serata. Saluto di nuovo gli ospiti e il sindaco che ci ha ospitato, ovviamente, prima di tutto. Adesso Claudio è a disposizione, ulteriormente, per qualcuno che vuole l'autografo nel libro che ha acquistato. E comunque invito a un piccolo buffet
qua dietro, così siete subito a contatto anche con l'autore. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima, buona serata.